Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui, io sono Nova Electric. Oggi andiamo a vedere il mio primo unboxing condiviso con voi, perché quanto mi ricordo controllerò dopo. Comunque non ho mai pubblicato un unboxing, ho ordinato un po' di roba, mi sono arrivati dei pacchi abbastanza grandi e adesso andremo a vedere faremo unboxing di queste due cose. Allora, se è corretto secondo i pacchi, questi qua in teoria dovrebbero essere dei sensori PIR che ho ordinato, che sono quei sensori di movimento quando passi davanti inviano il segnale per Arduino. Per farvi capire, i sensori, questi qui sono quelli tipo delle luci. Quando passate per esempio in negozio e passate sotto una luce, si accende la luce. E queste qua sono delle piante dell'orchidea che ho ordinato online. Però prima siamo passati alla modalità invernale, non so se riesco a farvi vedere. Oh, non riesco a farvi vedere. Ho le calze invernali con il pinguino sopra. Non so se si è visto bene, però ho le calze invernali a tema pinguino, quindi ci stiamo preparando per Natale e magari faremo anche un video. Apriamo prima un attimo, questo qua non serve, credo, il coltellino. Chi gli ha messo il super attack? E invece sì che serve il coltellino. Stiamo attenti perché non so, non mi ricordo sinceramente cosa c'era dentro, quindi se era una roba fragile che avevo preso, non mi ricordo. Allora, vediamo subito. Pluriball, lo gettiamo via. Ok, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Sono 10 sensori PIR. La bustina, questa qua, evitiamo di romperla che le tengo tutte. Cioè. Ok, eccoci qui. Sono la bellezza di 10 sensori PIR, sensori infrarossi. Ho preso questi qua 10 perché non si sa mai, magari ce n'è uno difettoso. L'ho preso in sostituzione appunto perché quello che avevo preso all'inizio, il primo che avevo preso, era difettoso e quindi dopo un po' di utilizzo era andato a rovinarsi il sensore e basta, aveva deciso di non funzionare più. Qui come vedo, allora abbiamo, vabbè, questo qua è un po' storto ma fa stesso. Abbiamo i tre cosi del sensore, qua sotto GND, VCC e segnale, come quell'altro. Primo sensore sembra a posto, le saldature devo dire sono un po' altine nei condensatori, ma va bene lo stesso per farvi capire. Questi sono i sensori PIR che dicevo. Ok, questi sono i miei 10 sensori PIR, ho controllato, sembra tutto a posto per adesso, poi vedremo comunque se ce n'è di difettosi o no. Guardando i componenti un po' non dovrebbero esserci problemi comunque. Sono messi bene. Allora, vabbè, i condensatori alcuni sono un po' storti ma non influiscono. Li mettiamo da una parte, spostiamo le bustine anti-elettrostatiche. Ora apriamo, vediamo come. Ok, abbiamo oltre allo scatolone del pluriball, poi abbiamo due la fattura, carta
Ok, che lo mettiamo lì, poi lo metteremo via. Abbiamo il bellissimo Flurryball. Quello che schiacciate le... Ah, no. Rumore. E teoricamente qua... Allora, abbiamo carta da giornale. Tanto giornale. Mettiamolo lì per terra un attimo. Cioè, sanno... Cioè, abbiamo un quotidiano intero, com'è? Allora, con cautela, togliamo tutto lo scotch. Ok, mamma mia, quanto scotch hanno messo? Avevo paura che scappasse via. Domani vedrete sul giornale. Fuga di orchidee da furgone blindato per mancanza di scotch. Ok, teoria abbiamo aperto, non c'è più nessuno scotch. Vediamo. Abbiamo sempre articolo, cosa dici? Previsioni, oggi e domani una tregua dalla pioggia. Ok. Raga, cioè c'hanno... No, beh, allora... A parte che hanno fatto... Hanno preso un giornale, hanno fatto striscioline e c'era un ragno. E c'era un ragno. C'era un ragno. Non è che ho paura, ma non voglio fargli del male, quindi... Attualmente ti metto nella bustina. Dove sei? Ehi, Spidey, vieni qua. Ringrazio Nardot Cappello, l'azienda agricola, per questo regalo extra. Dopo lo mettiamo fuori su una pianta. Allora, questa qui... Ah, ok. Ah, ma c'era proprio... Ah, aveva la casetta proprio qua dietro. Vabbè, puliamo il cartellino. Puliamo un po'. Ragazzi, quando si lavora con le piante è così. Allora, questa qui è una piantina, un'orchidea di Neofentia, Finentia, Neofenzia falcata. È un appartenente a specie delle Vande. Ha il suo bellissimo muschietto, bella ancorata, vedo, al suo supporto. È un'orchidea mini. Subito, allora, impressioni. Sapevo che era piccola, ma non pensavo così piccola. Vedo che ha parecchie radici abbondanti, essendo sussugaro, dovrò regolarmi bene con l'acqua perché ne avrà veramente bisogno un sacco. Ne ho altre sussugaro che ho messo io così, ho notato che necessitano spesso di acqua. Ok, allora, ups. Come vi dicevo, pensavo comunque che fosse un po' più grandina, ma comunque ci sta. Allora, vabbè, non ha i fiori, ma vedo che comunque sono una pianta madre con altre due piantine più piccole e qua al lato, non so se riesco a farvelo vedere, qui al lato ne sta spuntando una quarta. Questa qui è anche l'orchidea samurai, viene chiamata. Guarda, è strano guardare in alto, cioè sono abituato a averlo frontale, ma non riesco perché sennò... Va a finire che tenendo frontale non guardo dove la metto e va a finire che sporco in giro. Già quello giornale lì ha creato un disastro, ma vabbè. Comunque, bello anche il pezzo di sughero, una bella forma, mi piace. Tipo Sicilia. Mi piace. Comunque, vedo, è in buone condizioni anche di salute. Le radici sono belle gonfie. Non soff vedo che non soffre comunque l'acqua, non ha sofferto, ha avuto problemi di sofferenza idrica. C'ha questo sfagno che alzando appena appena vedo una puntina verde, quindi è tuttora in crescita un pochino. Adesso comunque si fermerà perché è inverno. La mettiamo qua da parte un attimo e andiamo a vedere questa qua che dovrebbe essere un Bulbophyllum a quanto avevo ordinato,
Ora, non so, è in vaso ed è bella grande, cioè è in vaso ed è bella grande. Tanto si vede anche la piccolina lì vicino. Prendiamo il nostro taglierino. C'era lo scotch pure sul vaso, va bene. Ok. Allora, sono... Ah, sono pure... No, raga. C'è... No, raga. Ok, calma. Allora, via i tocchetti qua, le striscioline di nastro, quel cavolo che è, il quotidiano, il giornale, quel che sia. E raga, c'ha il fiore questa. C'ha il fiore, non ci credo. No, mi è arrivata in fiore, bellissimo. Gli hanno messo appunto questo qua proprio per proteggere il fiore. Vediamo di non fare gli ultimi danni proprio. Arrivo. Fa viaggi di chilometri, si salva, arriva qua, bam! Distrutto il fiore in 5 secondi. Ok, ha solo due fiori, uno stelo, due fiorellini, ma sappiate che per me è un evento epocale. Prima pianta ordinata mi arriva in fiore. Beh, bellissimo. Ragazzi, oddio. Sto qua mettendo una scatola perché vuole tanta acqua. E questo l'ho capito col bulbo filum che c'avevo. Già. Che c'ho ancora, che soffro un po' perché devo ancora bene capire quanta acqua dargli, quindi soffro un po' quanto vedo, ha bisogno di tanta acqua. Aumenteremo le innaffiature. Allora. Oh, è un disastro! Allora, puliamo il cartellino che ci tengo. Questo, allora, innanzitutto, premessa. Ho preso questa bulbofillum che non doveva essere questo subito. Subito volevo prendere il bulbofillum odoratissimum, che è la specie che ho già, una piantina piccolina. Ho detto ne prendo un'altra che magari le unisco così faccio un cespo un po' più grandino. Però poi ho detto è una specie che ho già, cambiamo specie. Ho fatto la ricerca nelle specie botaniche che c'hanno, che sono specializzati in specie botaniche, e mi è scorso davanti all'occhio passato davanti proprio qua, passato proprio così davanti Santa Claus. Ho detto come? Aspetta un attimo, guardato bene e raga, vabbè, questo si chiama Bulbophyllum Santa Claus. È una cosa fantastica, aspettate così magari, no, c'è l'effetto specchio, vabbè, si chiama Bulbophyllum Santa Claus e ho detto, beh, perché siamo in Natale, perché no? Adesso ci manca solo il Bulbophyllum Rudolph, la renna insomma, manca le 12, 6, 12, 7 renne, quelle che erano, e abbiamo la famiglia completa. Comunque, tralasciando, rimettiamo il cartellino al suo posto. Ragazzi, sono euforico. Via la carta che la tenevo umida con tutto sto scotch che non ne posso più e guardiamo. Allora, intanto qui abbiamo il fiore che speriamo che si apra senza problemi. C'ha un sacco di germogli nuovi. Qui c'è uno scanso, il bulbo c'è uno scanso e da qua c'è la gemma che poi può partire o un altro bulbo come questi, tipo qua. Riesco a farvelo vedere. Qua, che ne è partito un altro, è arrivato qua, oppure parte il fiore. Guardate che bello, proprio è piccolino, il bulbofino fa un fiore molto piccolino. Ok, bello, pulito adesso. Dovrebbe essere un viola scuro in teoria. Se si apre ve lo faccio comunque vedere, quando si apre vi aggiornerò. Questa qua domani inizierò a dargli magari un po' di acquetta leggera, nebulizzata. Mentre questa adesso è ancora bella bagnata, quindi direi di aspettare dopodomani. Non lo so, adesso vedrò come regolarmi. No, ragazzi, è bellissimo. Cioè, adesso il fiore. Cioè, voglio vedere il fiore. Comunque, adesso cercherò una foto da internet e vi metterò qua la foto del fiore, che è veramente bello. Mi piace un casino e è un viola rossiccio.
Quindi una pianta più natalizia di questa non poteva esistere nella mia collezione che sto iniziando ad espandere. Comunque vi farò un video a riguardo più avanti, quando saranno in fiore, ovviamente. Quindi con le due orchidee, il bulbo Philum Santa Claus e la, questa qua è storta, Neofenzia falcata, e i miei 10 sensori Pirr vi salutano e vi dicono salute grizzate a tutti, scrivetemi, commentate.